Amici di Radiofonica, ancora qui all'Humus Fest, a Monte del Lago, con i Mosquitos. Si sa che i Mosquitos sono adatti all'ambiente lacustre. Come vi siete ambientati? Bene, soprattutto abbiamo degli outfit molto estivi, uno stile proprio da lago. Sì. Ho letto sulla vostra pagina Instagram Glam Rock Band. Com'è che vi piace questo stile? Come mai? Allora, innanzitutto perché non lo fa più nessuno, è un peccato, e quindi bisogna in qualche modo portare avanti quella che è la bandiera del genere, dello stile. E poi, perché no, eravamo anche stanchi di vedere i classici musicisti bravissimi, ma con i pantaloni della pupa sul palco e cose del genere, cosa che non ho io personalmente mai tollerato. E quindi forse per vanità, non so per quale motivo ci siamo buttati in questa cosa. Ci piace, speriamo piaccia anche a voi. Io ho notato tantissimi dettagli bellissimi, le tue scarpe prima di tutto, facciamo vedere le scarpe. Non so chi è il fornitore, ma fate a mano in Inghilterra su misura. Cioè te le sei fatte fare? Sì, sempre. Pazzesco. Poi abbiamo il coordinato leggings. Tipica zebra del lago, tra l'altro. Esatto, zebra del lago, zebra la costruzione. Un intera ne avete fatto, leggings. Sì, abbiamo leggings di tutti i colori, tra l'altro stivali che adesso loro li portano, io li ho cambiati, ma abbiamo stivali diversi per ogni palco. Pazzesco. Insomma, com'è stato suonare un bel pubblico? La location è bellissima. Quali sono state le emozioni? Stupenda, pubblico meraviglioso. Non siamo abituati a suonare col sole, perché si sa che le zanzare arrivano un pochino con lo scudare. È stata un'esperienza interessante, perché la cornice qui è bellissima, quindi vi siete fatti perdonare il fatto di averci fatto suonare con il sole. Beh, all'alba di mezzogiorno, prima della, non ci svegliamo mai, quindi è difficile. Si fa per il tempo. Esatto. Bene, sta calando la notte sull'Humus Fest, quindi è il vostro momento, ragazzi. Buon proseguimento di festival, ancora grandissimi Mosquitos qui a Radiofonica.